In un recente video vi ho parlato dell'illuminismo in generale e in particolare di alcuni grandi illuministi francesi. Abbiamo parlato di Montesquieu, di Diderot, di Voltaire, da un punto di vista sì, in parte filosofico, ma soprattutto storico, come premessa indispensabile a vedere quello che poi avviene nel Settecento a livello di grandi riforme politiche e sociali. Oggi facciamo un ulteriore passo in questa direzione perché vediamo un po' dell'illuminismo italiano, come vi avevo promesso nell'altro video, cioè vedremo alcuni importanti illuministi italiani che ruolo avranno nella società del tempo, ma poi vediamo anche come la mentalità illuminista si espanse anche al di fuori della politica e della filosofia, andando ad investire altre discipline come la stessa storia, come l'economia soprattutto e le scienze. Quindi faremo una panoramica su effetti che magari a volte vengono dimenticati, ma molto importanti, della cultura illuminista nel corso del Settecento. Andiamo a cominciare. Tratta di Friends, Batman all'ascolto, è sempre agosto e quest'estate non finisce mai, ma noi ci avviamo verso nuove mete, nuovi argomenti di storia e di filosofia. Io sono Ermanno Ferretti, se siete qui per la prima volta, sono un insegnante di storia e di filosofia del liceo, insegno in un liceo scientifico e che durante il lockdown ha iniziato a fare dei video per i suoi studenti e poi, visto che diciamo così, ci abbiamo preso gusto, i video continuano a uscire e speriamo che non ci sia bisogno di altri lockdown, però nel caso ce li abbiamo già pronti. Sto facendo video lezioni, insomma, del programma di storia e filosofia del liceo e anche alcuni approfondimenti, alcune altre cose interessanti che man mano possono capitare. Quindi è utile a chi studia alle superiori, questi sono utili, spero, se sono fatti bene, spero che li troviate fatti bene. Per chi studia alle superiori, ma anche per chi poi all'università magari deve ripassare questi argomenti o magari è semplicemente curioso e vuole saperne di più. Vi dicevo, stiamo vedendo il Settecento, abbiamo visto varie facce di questo Settecento e in descrizione vi metto qualche link, abbiamo visto il boom demografico, abbiamo visto la rivoluzione agricola, abbiamo visto l'arrivo dell'illuminismo, adesso vediamo gli effetti un po' di questo illuminismo, non ancora politici perché su questo tema ne parleremo nel prossimo video, ma almeno culturali. E gli effetti in effetti furono parecchi. Intanto partiamo dal versante scientifico. Non solo la filosofia ebbe grande slancio, la politica ebbe grande slancio con l'illuminismo, ma anche le stesse scienze. Tenete presente che in quest'epoca fanno passi avanti molto importanti, scienze che a volte vengono trascurate quando parliamo della storia della scienza, si parla sempre di fisica, poco delle altre, ma in realtà la fisica aveva fatto grandi passi avanti nel 600, nel 700 tocca a tutte le altre, perché fa ad esempio grandi passi avanti la biologia. Il 700 è il secolo in cui Linneo, celeberrimo studioso svedese, classifica tutte le piante e tutti gli animali allora conosciuti. Come sapete, oggi se andate anche su Wikipedia a cercare un animale, una pianta, trovate anche indicato il genere, la famiglia a cui appartiene, eccetera, secondo una classificazione, uno schema di classificazione che deriva da Linneo. Certo, ci sono alcuni animali, alcune piante che magari Linneo si era perso perché non c'era ancora grande notizia, eccetera, però grosso modo quasi tutte ci sono. Linneo fece questo lavoro epocale e clamoroso per ordinare proprio le conoscenze biologiche sugli esseri viventi. Ma non solo Linneo, perché fece grandi passi avanti anche lo studio dell'elettricità, delle prime forme ancora parziali, di conoscenze ancora parziali dell'elettricità, anche grazie a studiosi italiani, come forse avete sentito nominare Galvani e Volta, Alessandro Volta, insomma grandi studiosi italiani del tempo, che fecero i primi studi importanti in questo settore, e poi fece passi avanti molto importanti anche la chimica. Il 700 è il secolo di Lavoisier, che è considerato il padre della chimica moderna. Quindi, come vedete, c'era stata sì la fisica e l'astronomia avevano già fatto passi avanti tra 500 e 600, ma adesso nel 700 arrivano anche altre scienze ugualmente importanti che grazie a questa anche idea classificatoria, a questa idea del valore della scienza, del valore della razionalità, fanno dei passi importanti avanti.
Come vi dicevo, però, non solo la scienza, anche la storia. La storia diventa una storia moderna, una storiografia moderna, cioè un modo di fare storia non più legato, come vi dicevo nell'altro video, ai vecchi atteggiamenti, diciamo così, provvidenzialistici in cui si vedeva la storia come il dispiegarsi della volontà di Dio. No, finalmente una storia che studia i fenomeni storici cercando di spiegarne le cause e gli effetti, ovviamente. E questo grande studio della storia, nuovo studio della storia, vi ho detto, già parte con Voltaire, che vi ho detto scrive alcuni saggi, tra cui il più famoso è Il secolo di Luigi XIV, che già mostrano vari elementi di novità, però non solo Voltaire, anzi il più importante storico di questa epoca è un illuminista scozzese che si chiama Edward Gibbon, che è autore di un'opera monumentale che si intitola Storia della decadenza e caduta dell'impero romano. È un'opera a cui si dedica per più di 20 anni, analizza proprio gli ultimi tempi dell'impero romano e le cause della sua caduta e appunto per la prima volta cerca di delineare proprio le cause strutturali nel sistema delle istituzioni romane, di come erano organizzate queste istituzioni. Di come, vabbè, anche procedevano le guerre, ma insomma trovare cause interne soprattutto per spiegare la crisi di un sistema che era durato secoli e che poi all'improvviso crollò. Per l'epoca era un'analisi grandemente moderna, molto moderna, simile a quelle che facciamo oggi, insomma certo c'era magari alcune ingenuità per certi versi, ma sicuramente è molto più vicina alla storiografia per come la si affronta oggi di quanto non fosse la storiografia del 500 o del 600, cioè del secolo precedente. Poi vi dicevo, c'è l'economia. Ecco, qui dobbiamo fare un discorso un pochino più ampio, perché queste cose che diremo adesso sull'economia le riprenderemo man mano che andremo avanti col programma e anche fino alcune cose fino al Novecento, fino all'epoca attuale. Dovete pensare qual era il sistema economico dominante all'epoca. Ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Luigi XIV e vi metto il link in descrizione. Il sistema dominante era il cosiddetto mercantilismo, cioè un'idea, una teoria economica, diciamola così, che riteneva che la ricchezza delle nazioni si basasse esclusivamente sul volume dei propri scambi commerciali, potremmo dire sulla propria bilancia commerciale. Se si esportava tanto e si importava poco, si era ricchi. Se si importava tanto e si esportava poco, si era poveri. Questo era il concetto. Ora, questo concetto cosa aveva portato? Aveva portato a far sì che molti paesi che seguivano questa linea economica, questa condotta economica, cercassero di certo esportare il più possibile le proprie merci, ma tenessero anche molto alti i dazi doganali. I dazi, vi ricordate, dovreste ricordarvelo, sono le tasse che si pagano sulle merci che entrano nel paese da fuori. Quindi, quando arrivavano le merci dal paese vicino, si imponeva una tassa che faceva alzare il prezzo di questa merce per il consumatore, in modo da danneggiare le vendite delle merci straniere, evitare o ridurre il volume di beni importati. Ok? Ora, questo meccanismo ha portato a dazi doganali piuttosto alti in tutta Europa, ma non c'era solo questo come problema, perché c'erano i dazi al confine, ma a volte c'erano perfino dei dazi interni, soprattutto dazi sul grano. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno della Francia, all'interno dell'Italia, all'interno, l'Italia era già frammentata, all'interno della Francia, all'interno a volte della Spagna, all'interno dell'Inghilterra, dei paesi che si erano unitari, non solo c'erano, ripeto, dazi verso l'esterno, ma c'erano anche dazi da provincia a provincia, magari. Cioè, se io, che so, avevo un raccolto fatto in Normandia e volevo andarlo a vendere in Bretagna, regioni diverse della Francia, al passaggio tra Normandia e Bretagna mi mettevano una tassa in più, un dazio, che faceva chiaramente aumentare il costo dei miei prodotti quando andavo a venderli in Bretagna. Perché questo? Perché in generale c'era una grande paura, ma davvero una grande paura delle carestie. Quindi, un po' per le ideologie mercantiliste, ma un po' per questa paura di carestie, spesso i governi avevano varato dei dazi interni che servivano a tenere il grano, soprattutto sul grano, il grano fermo dove stava. Avete fatto un grande raccolto di grano? Vorreste andarlo a venderlo fuori? No, non lo vendete fuori, tenetevelo lì. Perché non si sa mai che magari la prossima stagione arrivi la carestia, il prossimo raccolto vada male, meglio avere qualche riserva e tenersela lì che andarla a vendere per far soldi.
capite? C'era una grande paura delle carestie, quindi si stimolava con i dazi la popolazione a tenere fermo il grano, a non commerciarlo. I beni di primaria necessità era meglio che non andassero a viaggiare, che stessero fermi lì. I beni secondari potevano viaggiare, andiamo a esportare se riusciamo, eccetera, ma i beni primari fermi lì. E questo in realtà era controproducente, perché cosa succedeva molto spesso? Che certe province avevano sempre un surplus di grano o di altri prodotti simili e quindi gli rimanevano lì. Non potevano venderli, non potevano guadagnarci, andava un po' sprecato. Altre province dove magari c'erano raccolti minori non potevano comprare dalle province vicine e quindi pativano la fame. Ora, questo sistema mercantilista che aveva dominato nel 600 ed è ancora dominante nel 700 viene attaccato da alcuni economisti illuministi. In particolare direi che nascono due scuole, una prima e una dopo. La prima è la scuola fisiocratica che nasce in Francia, portata avanti da un certo Quesnay, scritto Quesnay, che è appunto un collaboratore anche dell'enciclopedia, un illuminista, un economista importante. La seconda nasce un poco dopo, per certi versi abbastanza in linea con la fisiocrazia, anche se c'è qualche novità, ed è la scuola del liberismo economico, che questa è ancora oggi molto famosa. Oggi si parla di neoliberismo, ma più o meno trae spunto da quelle stesse idee. Le vediamo una ad una. François Quesnay, appunto, è il padre della fisiocrazia. In cosa consisteva questa fisiocrazia? Allora, il punto di partenza della sua riflessione è cercare di capire da dove deriva la ricchezza di un popolo. Secondo lui non deriva, come dicevano i mercantilisti, dalla bilancia commerciale, dalla differenza tra esportato e importato. No, secondo lui la ricchezza deriva dal settore primario, cioè dall'agricoltura, più chiaramente dall'allevamento, più anche però le miniere. Lui faceva entrare le miniere, l'estrazione mineraria all'interno del settore primario dell'agricoltura, lo apparentava con l'agricoltura. Perché diceva questo? Perché dice: pensiamoci bene, l'industria cosa fa? L'industria trasforma dei prodotti. Il commercio cosa fa? Il commercio smercia, vende e compra dei prodotti. Ma chi li crea questi prodotti? In fondo, l'industria non potrebbe lavorare senza un prodotto che già esiste. Il commercio non potrebbe operare senza un prodotto che già esiste. Chi è che li crea questi prodotti? A creare i prodotti, quindi a creare in primo luogo la ricchezza è l'agricoltura, è il settore primario. Quindi, se questo è vero, se noi vogliamo arricchire una nazione, un popolo, dobbiamo sviluppare, far sviluppare il settore primario, far di tutto per far crescere il settore primario. E come si fa a far crescere il settore primario? Bisogna potenziarlo, bisogna anche svincolarlo, liberarlo da tutto ciò che lo tiene fermo. Vi ho detto prima che in molti paesi, anche in Francia, esistevano dazi doganali anche tra zona e zona dello stesso paese, provincia a provincia, regione a regione. Questo ovviamente non spingeva i contadini a lavorare di più la terra. Perché se io produco di più e poi quel prodotto in più me lo devo tenere nei magazzini e lasciarlo andare a male, chi me lo fa fare? È meglio non lavorare di più la terra, è meglio lavorarla quel tanto che basta per vendere, per guadagnarci e fine. Se però io posso andare a vendere il prodotto in più che ho in giro per il paese, senza dazi doganali, senza problemi, allora forse mi do da fare di più. Allora forse mi invento un metodo per rendere più produttivo il mio campo. Allora forse inizio a cercare di comprare anche altri campi, assumere mano d'opera, usare nuovi macchinari, insomma, faccio investimenti. Quindi, dice Quesnay, bisogna intanto prima cosa abolire tutti i dazi doganali, cioè fare il contrario di quello che faceva il mercantilismo. Il mercantilismo metteva un sacco di dazi doganali. E questi dazi doganali, diceva Quesnay, alla fine impoveriscono una nazione. Molto meglio togliere questi dazi doganali, soprattutto i dazi sul grano come primo obiettivo, ma poi in generale su tutti i beni agricoli. Togliere i dazi doganali e far viaggiare le merci agricole, perché se io le faccio viaggiare, allora ci sarà più stimolo a coltivarle di più, a produrre di più, a creare più prodotto. La parola d'ordine in francese è celeberrimo ancora oggi, è sintetizzata in un motto, in due frasi, che è laissez-faire, laissez-passer. Lasciate fare, lasciate passare. Cioè, cosa vuol dire? Lasciate, non mettete dei vincoli. Non mettete dei vincoli alla produzione, al fare. Non mettete dei vincoli al commercio, al far viaggiare le merci agricole. Quindi, libertà. Libertà di produzione, libertà di commercio, di tutto per favorire una maggior produzione. Questo è il primo e più decisivo elemento, non è l'unico però.
Perché oltre a togliere questi dazi, bisogna togliere anche altri vincoli che ci sono e che rallentano la produzione. Ad esempio, esistevano ancora in Francia e in moltissimi paesi d'Europa, solo in Inghilterra non c'erano più, esistevano ancora particolari vincoli di natura feudale o ecclesiastica. Ad esempio, esisteva l'indivisibilità e la inalienabilità dei terreni dei nobili e del clero. Cosa voleva dire? Che i nobili non poteva, il clero non potevano vendere le loro terre, le terre che sono state affidate a loro tramite un feudo o tramite, che so, il feudo affidato a un'abbazia o cose di questo genere, non potevano venderle, che so, a un borghese che volesse comprarle, era proprio illegale. E non potevano neppure, inalienabile vuol dire questo, non potevano alienare da sé, dare a qualcun altro il loro bene. E non potevano neppure dividerlo in lotti più piccoli, perché magari questi nobili avevano le terre molto grandi, magari se la passavano male, avrebbero voluto alcuni vendere magari un pezzo della loro terra, non potevano dividerli, proprio per vecchi vincoli feudali. Ora, che se ne dice? Bisogna abolire tutte queste vecchie leggi, che sono leggi medievali, che rallentano la produzione. Permettiamogli di vendere se vogliono vendere, permettiamogli di dividere se vogliono dividere. Se vorranno, troveranno dei compratori. Questi compratori compreranno per fare un investimento, per poi coltivare meglio quelle terre, perché se le lasciamo ai nobili, le lasciamo al clero, rimangono largamente improduttive, perché nobili e clero non avevano la mentalità imprenditoriale degli imprenditori agricoli, non avevano grande interesse a far fruttare molto le terre, gli bastava che fruttassero un po', tanto ne avevano talmente tante. Se invece le dividiamo in lotti più piccoli, le daremo piccoli lotti a contadini che avranno voglia di farli fruttare al meglio, perché non hanno ettari su ettari da poter gestire, e quindi sapete, avendo grandissimi campi basta lavorare poco, tanto qualcosa viene fuori lo stesso. Avendo poco dovranno farlo fruttare al meglio, quindi lavoreranno molto e quindi si genererà molto raccolto, e quindi effetto positivo a valanga e quindi ricchezza. Cioè bisogna cercare in tutti i modi di favorire il superamento dei vecchi vincoli medievali. Quindi abolire anche tutti, chiaramente, i privilegi feudali, tutte queste regole vecchie che ancora si usavano, ma che non hanno più senso in questa Francia ed Europa del Settecento. Quesnay espone queste idee e poco dopo, proprio nel giro di pochi anni, vengono riprese e in parte modificate da un altro illuminista, questa volta non più francese ma scozzese ancora una volta, come Gibbon, che si chiama Adam Smith. Grande illuminista, grande, ancora più grande economista scozzese. Nel 1776 Smith pubblica il suo capolavoro ed è ancora oggi una delle opere più importanti della storia dell'economia mondiale, La ricchezza delle nazioni, in cui, in parte ispirato da Quesnay, ma in parte anche frutto di sue idee, espone una nuova dottrina che passerà alla storia come la dottrina del liberismo economico. Cosa prevede? Allora lui dice, innanzitutto bisogna capire, anche lui parte dallo stesso modo di fare di Quesnay, bisogna capire da dove nasce la ricchezza di una nazione. E la ricchezza, secondo lui, non parte tanto dall'agricoltura, come diceva Quesnay, parte piuttosto dal lavoro. È il lavoro che l'uomo presta che genera valore. I campi ti possono dare il prodotto, ma è il lavoro che il contadino fa sui campi a rendere di un certo valore il prodotto, a regalare valore al prodotto. L'industriale, l'artigiano, lavora una merce, ok? La merce ha già un suo valore, ma il valore aggiunto, ciò che poi genera ricchezza, è il lavoro che l'imprenditore presta al di sopra di quella merce. È lui che da un valore X lo porta a un valore Y più alto col suo lavoro. E lo stesso i mercanti, i commercianti, eccetera. Cioè, il lavoro genera valore. Quindi, se questo è vero, per Smith e per tutta una grandissima corrente di economisti è vero, se una nazione vuole diventare ricca, vuole aumentare la propria ricchezza e il proprio benessere, bisogna favorire il lavoro. Bisogna liberare non tanto l'agricoltura, anche l'agricoltura, ma soprattutto il lavoro, da tutti i lacci che gli impediscono di lavorare. Quindi, poi alla fine dei conti Smith si riallinea abbastanza con gli fisiocratici. Bisogna abolire i dazi, certo, tutti i dazi, non solo quelli doganali per il grano, come dicevano i fisiocratici, ma tutti. Tutte le merci devono viaggiare liberamente, che siano beni agricoli, che siano beni artigianali, beni industriali, qualsiasi tipo di bene deve poter viaggiare. Più viaggia libero, più ci sarà incentivo a produrre,
lavorare, cioè, e quindi a generare ulteriore valore, ovviamente. Quindi quella quel motto che vi ho detto francese delle fisiocratici, laissez-faire, laissez-passer, lo fa proprio anche Schmitt, lo fanno proprio anche i liberisti. Quindi questo è sicuramente un punto focale. Non solo, bisogna chiaramente dare spazio a quale classe sociale? Non più tanto ai contadini in sé, perché i contadini ce ne sono i produttivi e anche di poco produttivi. Bisogna dare spazio piuttosto agli imprenditori. La classe sociale a cui Smith si rivolge, che Smith ritiene essere quella che veramente fa la ricchezza di un popolo, di una nazione, è la classe degli imprenditori, che possono essere imprenditori agricoli, che possono essere imprenditori industriali, chiaramente, o imprenditori mercantili, ce n'è in ogni ramo, no? Ma chiaramente sono gli imprenditori che generano ricchezza, perché loro lavorano le merci, guadagnano da questo lavoro e reinvestono i loro capitali, quello che hanno guadagnato, per migliorare ulteriormente il lavoro che fanno, per aumentare la produttività dei campi, dell'industria, del mercato, per stimolare ulteriore lavoro, perché sanno che stimolando ulteriore lavoro, ulteriore produttività, genereranno ulteriore valore. Quindi bisogna lasciare mano libera a questi imprenditori. Ci sarà, però, uno potrebbe dire, si arricchiranno solo gli imprenditori in questo modo? No, perché Smith è anche convinto di un altro elemento che è molto importante da capire, perché poi segna un po' tutta l'economia liberista da qui in poi. Smith è convinto che sì, gli imprenditori, ovviamente, quando lavorano, cercano di arricchirsi, perché fanno gli investimenti, perché lavorano, 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 non per il bene della collettività, lo fanno per egoismo, lo fanno per il loro singolo bene, vogliono diventare ricchi, vedono che si guadagna e quindi ancora di più, ancora di più, ancora di più, perché vogliono diventare ancora più ricchi, ancora più ricchi, ancora più ricchi. Smith però è convinto che questo egoismo individuale, questo individualismo degli imprenditori, che è un tratto caratteristico della borghesia, dell'imprenditoria già da prima di Smith, in realtà porti un benessere collettivo. Cioè, è convinto che se noi lasciamo davvero liberi gli industriali e scusate, gli imprenditori, anche industriali, di lavorare e di produrre, si arricchiranno, ma si genererà un circolo virtuoso che porterà a benessere per tutti. Ad effetto, c'è anche qui un effetto a valanga, un effetto a cascata, che arricchirà, magari meno, ma arricchirà anche tutte le altre classi sociali. Perché questo, dice questo Smith? Perché Smith è convinto che il mercato, se lasciato libero dagli stati, tenda ad autoregolarsi. Cosa vuol dire? Gli stati, vi ho detto, fino a quel momento intervenivano molto sul mercato, alzavano i dazi, bloccavano il grano in un posto, lo spostavano in un altro, gestivano l'economia, convinti che il loro gestire l'economia fosse necessario a garantire un benessere minimo per tutti, evitare carestie, evitare grandi problemi, un quieto vivere. Smith è convinto però che gli stati, facendo così, in realtà spesso facciano più danni che benefici, perché finiscono per frustrare il desiderio di quelli che vogliono arricchirsi e vogliono migliorare. E magari, vabbè, certo, risolvono alcuni problemi momentanei, ma a lungo andare il loro sistema infiacchisce il popolo, non lo porta ad arricchirsi, lo rende passivo. Se invece noi lasciamo libero il mercato, senza più che lo Stato ci metta niente, beh, non ci metta becco, non muova un dito, lo lasciamo completamente libero, liberissimo, è vero che potrebbero esserci momentaneamente delle carestie da una parte e invece delle sovrabbondanze da altre. Ma chiaramente l'imprenditore che vuole arricchirsi cosa farà? Quando avrà un gran raccolto nella sua zona e saprà che magari a 100 km, a 200 km c'è stata invece una carestia e patiscono la fame, non starà lì a guardare. La sua voglia di arricchirsi lo porterà a portare il suo grano là dove serve e a venderlo, perché sa che là glielo compreranno a prezzi anche più elevati, perché per la legge della domanda e dell'offerta, laddove la domanda è alta, il prezzo sale e quindi lui porterà il grano dove il prezzo gli conviene di più, quindi dove ce n'è bisogno. E quindi quello squilibrio momentaneo che si era creato nel mercato, per cui c'era una zona che aveva tanto grano, una zona che ne aveva poco e soffriva la fame, si riequilibrerà. Capite? Poi, certo, quella zona dove c'era fame avrà speso di più quell'anno per comprare il grano, ma l'imprenditore con quei soldi magari lì impianterà una propria fabbrica, una propria industria, una propria azienda, e questo a lungo andare genererà effetti, perché lui diventerà più ricco, offrirà posti di lavoro, offrendo posti di lavoro la disoccupazione calerà e così via, così via, così via. Cioè, quando gli imprenditori iniziano ad arricchirsi,
magari anche in un modo, in un altro, eccetera, ci possono essere squilibri che però vanno via via automaticamente riequilibrandosi, secondo Smith. Il meccanismo, il mercato si autoregola. Perché? Perché ognuno cerca di perseguire il suo vantaggio e il suo vantaggio finisce per diventare vantaggio per tutti, anche senza volerlo, anche senza avere propositi altruistici, anche semplicemente seguendo il proprio egoismo. Tutto questo meccanismo viene rappresentato da Smith tramite una figura, un esempio che è diventato celeberrimo, che è quello della mano invisibile. Se lo Stato si fa da parte, se non regola più lui il mercato e se si lascia libero il mercato si autoregolerà, dice Smith, perché è come se intervenisse una mano invisibile che sposta le merci, sposta i capitali laddove servono, mettendo in equilibrio tutto, portando gli imprenditori ad arricchirsi, ma portando anche benessere per tutte le classi. Per questo Smith è chiaramente il paladino del libero mercato. Libero mercato cosa vuol dire? Un mercato dove non ci sono vincoli, non ci sono freni, non ci sono regole imposte dall'alto o dallo Stato, dove i prezzi, le merci, gli spostamenti vengono tutti autoregolati dal mercato stesso. D'altronde, anche il prezzo è, lo abbiamo detto in un video apposito che vi metto in descrizione, spesso regolato dalla domanda e dall'offerta. E quindi domanda ed offerta oscillano, osciglieranno anche i prezzi, a volte ci saranno dei vantaggi, a volte degli svantaggi per una classe, ma poi andranno via via, riequilibrandosi. Questo per dire anche dell'economia, che insomma è una disciplina importante che avrà un peso sempre maggiore man mano che andremo avanti con il percorso storico. Vi avevo promesso però di parlarvi brevemente anche degli illuministi italiani, che magari non sono famosi come quelli francesi, forse neanche come quelli scozzesi o tedeschi, ma insomma un certo ruolo lo hanno e poi hanno influenzato la storia d'Italia, quindi sicuramente vale la pena di soffermarsi un attimo. Partirei dagli illuministi che si sono occupati di storia e anzi farei una premessa, perché gli studi storici in Italia nel Settecento effettivamente hanno un buono svecchiamento, diciamo. Come in Europa Gibbon a fine secolo svecchierà il modo di fare storia, Voltaire in Francia farà lo stesso, anche in Italia ci sono tentativi di cambiare il modo di fare storia. Tentativi che in realtà provengono già da prima dell'illuminismo, cioè abbiamo già inizio Settecento due studiosi che non possiamo definire ancora illuministi, ma che anticipano certi metodi di indagine illuminista. E questi due studiosi sono Muratori da una parte e Vico dall'altra. Ludovico Muratori in Italia è considerato il padre della storiografia moderna italiana. Era di Modena, modenese, molto importante perché per la prima volta iniziò a studiare la storia, come vi dicevo, cercando di liberarlo da tutte le vecchie superstizioni religiose, che ancora invece erano molto presenti negli studi storici. Quindi davvero segnò un bel passo avanti importante nell'approccio, diciamo, ai documenti, al modo di fare storia. Vico, Giambattista Vico, invece era napoletano, fu storico ma anche filosofo, non ancora illuminista, ma insomma per certi versi anticipatore un po' dell'illuminismo, perché lui tentò di trovare invece le leggi della storia, cioè di trovare, diciamo così, delle regole ricorrenti nello sviluppo dei vari fenomeni storici, delle varie società storiche. E non ho ancora fatto video su di lui in filosofia, ma quando lo farò, preparerò un video di filosofia su Vico, vi metterò qui in descrizione, magari se lo guardate tra qualche mese, qui in descrizione troverete magari il link per approfondire. Terzo grande storico, stavolta proprio illuminista, fu Pietro Giannone, che era un pugliese, proveniva dalla Puglia, e è importante Giannone perché è considerato uno dei padri del giurisdizionalismo. Cos'è questo giurisdizionalismo? Magari mi impappino a dire. È una dottrina che ritiene che la Chiesa debba assoggettarsi giuridicamente allo Stato. C'è una dottrina secondo cui quei privilegi che la Chiesa ancora reteneva nei vari stati, ad esempio gli uomini di Chiesa non venivano giudicati dai tribunali dello Stato, ma spesso ancora dai tribunali ecclesiastici, anche per reati comuni, o cose di questo genere, l'extraterritorialità delle Chiese, eccetera, dovessero essere aboliti, cioè le Chiese negli stati italiani dovevano far capo allo Stato di riferimento com'è in fondo oggi. Quindi storico ma anche importante dal punto di vista giuridico. Ma d'altronde nel sud Italia si sviluppò una grande scuola di illuministi interessati soprattutto agli aspetti più giuridici ed economici, soprattutto a Napoli, si parla infatti di scuola napoletana, con Filangieri, con Genovesi e altri grandi studiosi illuministi napoletani. Loro cercarono, ispirandosi anche agli illuministi francesi,
di proporre delle riforme per il Regno di Napoli, che in quel momento viveva una fase di arretratezza, di debolezza, c'era grande bisogno di riforme, anche economiche e soprattutto giuridiche nel Regno di Napoli, perché c'erano ancora grandi vincoli feudali, nobiliari, baronali che rallentavano lo sviluppo del Sud Italia, che stava iniziando a rimanere arretrato rispetto al Nord Italia e al resto d'Europa. Questi grandi intellettuali napoletani provarono a proporre queste riforme e però andarono incontro a fallimenti, nel senso che il Regno di Napoli tentò anche timidamente di metterne in atto alcune, ma il potere dei nobili, il potere dei baroni era ancora troppo forte e tutto finì in un nulla di fatto. A tal proposito, vi consiglio anche un'opera letteraria che io spesso faccio leggere ai miei studenti e magari per la quale in futuro preparerò anche un video, che si intitola Il Consiglio d'Egitto, è un romanzo di Leonardo Sciascia, scrittore siciliano del Novecento, che si ispira a un fatto storico realmente accaduto in Sicilia verso la fine del Settecento, e però, a parte le vicende storiche che sono comunque molto interessanti, si svolge proprio sullo sfondo dei tentativi di riforma nel Regno di Napoli e in Sicilia in particolare. Quindi è interessante anche per capire l'atmosfera che si respirava nel Sud Italia all'epoca, tra propositi illuministi e però grande resistenza dei centri di potere locali che non volevano saperne di riforme. È un libro piuttosto difficile perché Sciascia scrive in un linguaggio non facilissimo, però secondo me molto bello. E che se avete un po' di verve, di abilità di lettura, di passione per la lettura, vale la pena di affrontarlo. La scuola illuminista italiana più famosa, però, non è solo quella di Napoli, che forse è la seconda, la più importante di tutte, è la scuola milanese, perché a Milano effettivamente si concentrarono i più importanti illuministi italiani. Milano, in particolare in una rivista che veniva stampata a Milano e pubblicata a Milano, siamo nella Milano sotto il dominio austriaco, tenete presente questo, Milano sotto l'Austria, però si veniva stampata questa rivista che era Il Caffè, fondata da due fratelli, Alessandro e Pietro Verri, che si studia a volte anche letteratura, quindi magari l'avete già sentita nominare o la sentirete nominare in futuro. Questa rivista pubblica gli articoli, le opere, le opinioni di vari autori, gli stessi fratelli Verri sono importanti pensatori illuministi del tempo, il più famoso di tutti, il più importante di tutti è però Cesare Beccaria, milanese anche lui, inizia a collaborare con questa rivista e poi nel 1764 pubblica quello che è il suo capolavoro, la sua opera più importante e sicuramente il libro illuminista italiano più importante di tutti. Si intitola Dei delitti e delle pene, è un bestseller dell'epoca, diciamo così, perché ha un grandissimo successo in tutta Europa, in tutto il mondo, viene ammirato dagli illuministi francesi, Diderot lo presenta come un capolavoro, Voltaire stesso, viene letto in Inghilterra, viene letto in Scozia, viene letto anche molto in America. Thomas Jefferson sarà un grande ammiratore di Beccaria e quando poi, insieme ad altri ovviamente, scriverà la Costituzione americana, perché siamo negli anni quasi della Rivoluzione americana, quando scriverà la Costituzione americana si sentirà molto presente l'eco delle riflessioni di Beccaria nella Costituzione. E d'altronde Beccaria, insomma, è davvero uno dei pezzi da 90 dell'illuminismo dell'epoca. Questo libro dei delitti e delle pene si occupa di un argomento molto specifico che sono appunto i delitti e le pene, cioè le pratiche che venivano usate dalla forza pubblica all'epoca per stanare i criminali, per punire e scoprire i criminali. Cioè, quali pratiche venivano usate? In particolare la tortura e la pena di morte. La tortura era usatissima ovunque. Vi ho detto l'altra volta nel video parlando di Voltaire, vi ho citato, che so, la tortura della ruota inflitta a Jean Calas. È raccontata da Voltaire nel Trattato sulla tolleranza, ma moltissimi altri, nello stesso Consiglio d'Egitto che vi ho citato pochi secondi fa, gli stessi protagonisti di Blasi, uno dei protagonisti del romanzo, realmente esistito, viene sottoposto a tortura, gli vengono versati l'olio bollente sui piedi e cose di questo genere, si faceva normalmente. La polizia, quando doveva interrogare dei criminali o sospetti criminali, usava questi mezzi, queste armi. Se non confessavano, li si faceva confessare con queste cose. E poi, ovviamente, molto spesso, ma molto molto spesso, si ricorreva alla pena di morte. Ora, Beccaria analizza queste due in particolare situazioni e arriva a dire che né l'una né l'altra sono
valide, efficaci per il buon mantenimento dello Stato. Intanto, perché non sono efficaci? Beh, la tortura lo sappiamo tutti oggi, all'epoca non lo sapeva quasi nessuno, ma oggi è evidente a chiunque. La tortura qual è il difetto? Che può estorcere anche false, a parte che è inumana, sembriamo poco empatici. La tortura è in primo luogo inumana, perché è una violenza atroce a persone che non siamo neanche sicuri che siano colpevoli, ma anche se fossero colpevoli è comunque inumana. Ma in ogni caso è poi anche poco consono allo scopo, perché la tortura viene inflitta per scoprire se uno è davvero colpevole, ma sotto tortura anche gli innocenti tendono a dichiararsi colpevoli pur di finirla con la tortura. Questo è il problema, che la tortura ti produce una serie di falsi positivi, potremmo chiamarli, cioè di gente che confessa pur non essendo colpevole. E quindi la tortura, che dovrebbe essere lo strumento che si usa per accertare la verità, finisce per accertare spesso la falsità, cioè non il vero. Non è uno strumento valido neppure per gli scopi per cui viene usata, e quindi è inefficace oltre che orribile. Ovviamente anche la pena di morte è inefficace da questo punto di vista, perché qual è la scusa, qual è il motivo per cui gli stati vogliono usare sempre e vogliono tenere nel loro ordinamento la pena di morte? Perché dicono che la pena di morte funzionerà come deterrente, cioè sapendo che quel tal reato comporta la pena capitale, un possibile delinquente si guarderà bene o ci penserà tre volte prima di fare quel reato, perché sa che se verrà beccato andrà incontro a una pena terribile, la pena di morte. Quindi deterrente vuol dire dovrebbe scoraggiare dal fare certi reati. In realtà i dati ci dicono che non avviene per niente così. Che ci sia la pena di morte o che non ci sia, la gente fa gli stessi reati. L'esempio che abbiamo ancora oggi viene dagli Stati Uniti, no? Se noi andiamo a vedere i dati sui reati negli Stati Uniti, sappiamo bene che negli stati in cui c'è ancora la pena di morte, i reati gravi non sono affatto minori per numero di quelli dove non c'è più la pena di morte, anzi sono superiori spesso. Segno che l'aspetto della deterrenza non c'entra assolutamente nulla, non funziona come deterrente. Ma Beccaria, oltre a questi, diciamo, elementi che potremmo definire quasi utilitaristici, cioè andare a vedere il perché, il per come, gli effetti, dà anche una motivazione filosofica profonda del perché dice no alla pena di morte. E questa ipotesi si riallaccia alle teorie contrattualistiche, che in filosofia si spiegano quando si fanno Hobbes, Locke, Rousseau. Al momento in cui sto registrando questo video non ho ancora fatto i video per Locke, per Hobbes e per Rousseau, però per Grozio e per gli altri giusnaturalisti e contrattualisti li farò brevemente, quindi quando li avrò fatti in descrizione vi metterò anche il link per andarvi a vedere cosa si intende con contrattualismo, eccetera. Però adesso brevemente ve lo riassumo. Contrattualismo è quella dottrina secondo cui lo Stato si è fondato su un accordo tra gli uomini. Lo Stato ha come sua base un contratto, per cui contrattualismo, un contratto firmato da tutti i cittadini, implicitamente firmato da tutti i cittadini, un accordo che tiene in piedi lo Stato. Quindi i cittadini cosa hanno fatto? Quando hanno fondato lo Stato si sono messi d'accordo tra di loro e hanno detto: rinunciamo ad alcuni nostri diritti, li diamo allo Stato che li amministri, ci teniamo altri diritti, per vivere insieme e guadagnare, svilupparci, proteggerci a vicenda e così via. Ad esempio, diceva Locke, il cittadino che vive fuori dallo Stato ha il diritto di uccidere e di farsi giustizia da solo, ma quando entra nello Stato rinuncia a questo diritto, non può più farsi giustizia da solo, dice allo Stato: fai tu giustizia, io non mi arrogo più questo diritto, in cambio però voglio che tu, Stato, mi protegga dai delinquenti. Ok? Questo è l'accordo. Allora dice Beccaria, che sposa questa dottrina, dice: bene, è vero, lo Stato è nato così, tutti i cittadini si sono accordati tra loro e hanno rinunciato ad alcuni diritti e ne hanno tenuti altri. Alcuni diritti li hanno dati allo Stato, altri ce li sono tenuti per sé. Benissimo. Il diritto alla vita è un diritto a cui i cittadini non rinunciano mai. D'altronde non si può rinunciare al diritto alla vita. Quindi nessun cittadino, quando ha firmato il patto con lo Stato, ha dato allo Stato il diritto sulla sua vita. Sarebbe stato anche uno sciocco a farlo, no? I cittadini, quando hanno firmato un patto con lo Stato, hanno detto: ti do il diritto di limitare la mia libertà se io facessi dei crimini, di arrestarmi se io facessi dei crimini, di controllare che tutto vada bene, eccetera, eccetera, eccetera. Ti do dei diritti, ma il diritto alla vita mio non te lo posso dare.
anche perché non è neppure mio, in fondo, in un'ottica cristiana, il diritto alla vita non è delle persone, è di Dio. Ok? Quindi nessun cittadino ha mai rinunciato al diritto alla vita. Pertanto, lo Stato non ha il diritto di togliere la vita ai cittadini. Quindi non ha il diritto di amministrare la pena di morte, di comminare la pena di morte. E quindi, dice Beccaria, la pena di morte va abolita. Un discorso che a fine Settecento è innovativo, modernissimo e che influenzerà moltissimi stati europei da lì in poi. Alcuni quasi subito, lo vedremo a breve, alcuni magari nei decenni successivi o nei secoli successivi, però ancora oggi sì, c'è qualche stato che ha la pena di morte tra quelli occidentali, ma la maggior parte, l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, o non ce l'hanno più nel loro ordinamento oppure non la danno più da decenni e decenni e decenni. Solo gli Stati Uniti hanno ancora, in alcuni stati, sapete, dell'Unione, diciamo, c'è la pena di morte, ma ormai minoritaria rispetto a quelli in cui o non c'è o non viene più data. Segno che Beccaria, a lungo andare, ha vinto, in qualche modo ha avuto ragione, il mondo, la storia gli ha dato ragione. Ecco, questa era la panoramica che volevo completare sull'illuminismo, sia dal punto di vista scientifico, economico, sia dal punto di vista degli illuministi italiani. La prossima volta, finalmente, inizieremo a entrare proprio nel dettaglio storico e vedremo le riforme vere e proprie che i monarchi, i sovrani del tempo hanno attuato ispirati a queste idee illuministe. Parleremo infatti del dispotismo illuminato o assolutismo illuminato, che è la stessa roba. Cioè sovrani assoluti che in giro per l'Europa iniziano a varare riforme prese proprio di pari passo, a piene mani dai libri degli illuministi. Vedremo come andranno le cose, se riusciranno a farle, che benefici ne trarranno, eccetera, 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 sia in Europa, sia poi magari anche più in dettaglio in Italia. Per oggi però questo è tutto. In descrizione, come vi dicevo, trovate il riassunto delle cose che abbiamo detto oggi, col link per riascoltarlo nel video, e poi altri link che ho citato, altri video che ho citato, altre cose interessanti. Guardate come sempre anche il vostro manuale e ci vediamo presto qui per nuovi video di storia e di filosofia. Ciao, alla prossima!